Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio un velocissimo video su una nuova uscita della Shet che avrete sicuramente visto in pubblicità, in televisione o perché no anche su Facebook o appunto sul computer. Parliamo di Dungeons & Dragons, ora scusate che è un po' tutto distrutto ma perché l'edicola non l'ha tenuto particolarmente bene. Comunque, Dungeons & Dragons, un'introduzione al gioco di ruolo più famoso del mondo che vedete qui davanti con un po' di manualetti, prima uscita a 1,99€, seconda uscita se non erro a 4,99€ e poi tutte le successive a 9,99€, quindi a 10€. Ovviamente dentro c'è anche l'opuscoletto per fare l'abbonamento che potete pagare o in contrassegno o direttamente con carta, e se pagherete con carta avrete dei vantaggi. Faccio un video veloce, senza sigla né niente, per farvelo vedere un pochino. Allora, all'interno abbiamo un manualetto piccolino, dove dietro vedete ci sono anche delle tabelle dei mostri, che è l'avventura di Pandelver. Per chi giocasse a D&D da diverso tempo e la conoscesse, è la stessa ambientazione e la stessa identica avventura che trovate nello starter set, nello starter kit di D&D quinta edizione, perché qui si parla di D&D quinta edizione, per quanto va più verso D&D Beyond. Ad esempio le razze non sono più chiamate razze, ovviamente si vede non è più politicamente corretto, nel 2024, e vengono chiamate specie, quindi nano, elfo e il resto sono specie, non sono più razze. All'interno qui trovate una piccola descrizione per il Dungeon Master, una piccola introduzione a cos'è D&D, soprattutto il gioco di ruolo, poi trovate delle schede dei personaggi che vi faccio vedere, il background di alcuni personaggi già fatti, le regole per il combattimento, quindi le regole per il combattimento ci sono per lanciare incantesimi e altri sortilegi, fondamentalmente chi ha giocato alla quinta lo sa, sono le stesse del combattimento, solo che devi superare il tiro di lancio incantesimi e ha lanciato l'incantesimo, quindi le regole per il combattimento ci sono, però ovviamente non c'è regole per crearsi il personaggio e cose più particolari, ma c'è soltanto delle schede già fatte e le regole per il combattimento. In un'avventura di partenza ambientata nella costa della spada, Forgotten Realms, nella cittadina mineraria abbandonata di Pandelver, dove dovrete intrufolarvi per capire cosa sta succedendo. E qui, di quell'avventura di Pandelver dello starter set, c'è una piccolissima parte, una piccola introduzione per un'avventura che durerà massimo un'ora o due, ma esagerando due ore, però che vi introduce a tutti i sistemi del gioco e come vedete ci sono anche le caratteristiche dei mostri che andrete a fronteggiare. Poi abbiamo le schede dei personaggi, qui davanti ne abbiamo un pochino per tutti i personaggi che sono presenti nel gioco, e dietro bellino ci sono anche le immagini raffigurative. Quindi fra i personaggi abbiamo, e qui poi sono schede ovviamente che vanno staccate una a una, abbiamo un ladro ciarlatano, da quest'altra parte invece abbiamo un incantatore, mi sembra un chierico accolito, poi abbiamo un guerriero, forestiero ovviamente come background, e un mago sapiente. Quindi questi sono i quattro personaggi già fatti, quindi con le schede già precompilate, iniziativa, caratteristiche, bonus caratteristiche, abilità, già con i punti abilità legati alla caratteristica, quindi è tutto molto semplice. Prendete queste schede e giocate senza dovervi fare il personaggio. Poi c'è un opuscoletto che vi fa vedere l'idea delle prossime uscite, quali saranno, e cosa più importante qui dietro, se andate a fare l'abbonamento e pagate con carta tutte le cose che riceverete. Quindi c'è una trappola per dadi, un lanciadadi, c'è addirittura il raccoglitore, che mi sembra lo stesso dello starter set, per mettere insieme tutti quanti i manuali delle uscite. Poi vabbè, abbiamo anche ovviamente un opuscoletto che ci spiega ovviamente qual è il senso della raccolta, e c'è anche attaccato il volantino da rimandare indietro, il bollettino per pagare per fare l'abbonamento. Poi abbiamo un manuale dell'introduzione al combattimento, quindi per quanto si accenni già in quell'altro, questo è un piccolo manualetto che ci spiega le regole del combattimento e anche del lancio della magia, quindi questo lo dovete leggere per forza per sapere come andare avanti. E la cosa più bellina, poi per 1,99€ della prima uscita, il cofanetto in latta, bellino anche abbastanza resistente, Dungeons & Dragons Adventures, che è il nome dell'uscita di Hachette, e all'interno abbiamo un set di dadi, che tra l'altro sono anche molto carini, neri con i numeri rossi. Plastica, semplice, non sono dadi da collezione, però sono carini e ci sono già tutti per giocare. Quindi abbiamo il dado da 6, il dado da 10, il dado da 4, il dado da 12, il di 8, ci sono tutti all'interno di questa scatolina.
Quindi, con una piccola spesa di 1,99€ avete comunque una piccola avventura da giocare. I dadi, che secondo me sono per chi gioca, sono anche bellini nel cofanetto da portarsi dietro, e una piccola, ve l'ho detto, anche avventura con le regole del combattimento nella cittadina mineraria di Pandelver. Quindi, per me è una buona idea, dateci un occhio. Poi, se vi dovesse piacere, magari fate anche direttamente l'abbonamento. Carino, appena l'ho visto in uscita in edicola, mi sono subito fiondato il giorno dopo da amante dei giochi di ruolo e di D&D, non me lo potevo assolutamente perdere. Ciao a tutti, alla prossima!